Seguì per questa lezione di chimica perché dopo queste immagini vedremo delle bellissime immagini e dei bellissimi video interattivi che ci introdurranno alla tavola periodica degli elementi, che è la Bibbia di quella che è tutta la chimica. Però prima di andare ad affrontare la tavola periodica degli elementi, io vorrei approfondire un attimo quelli che sono, diciamo, quelle che sono le principali caratteristiche di ogni atomo. Abbiamo parlato di numero atomico, abbiamo parlato di numero di massa atomica, abbiamo parlato di tante cose. Adesso però dobbiamo approfondire un'altra caratteristica prima di andare a vedere la tavola periodica degli elementi, dobbiamo approfondire un'altra caratteristica che è il peso atomico. Che cos'è il peso atomico? Di un elemento chimico. Innanzitutto in chimica dobbiamo distinguere due tipologie di pesi atomici. Parliamo di peso atomico assoluto e peso atomico relativo. Il peso atomico assoluto altro non è che il vero e proprio peso atomico di un atomo. È come se noi avessimo una bilancia e ponessimo all'interno di quella bilancia il nostro atomo, e allora, guardando quanto pesa, andremo a calcolare il suo peso in grammi. Quindi questo è il suo vero e proprio peso atomico assoluto. Per esempio, l'atomo di idrogeno simbolo H ha un peso atomico assoluto, pensate, pari a 1,67 per 10 alla meno 24 grammi.